Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, visita in Abruzzo per il segretario generale della FIOM, Francesca Redavid, per i 120 anni del sindacato. Nell'occasione è stata ribadita la mancanza di condivisione con la scelta del governo sul Green Pass nei luoghi di lavoro, il servizio. Il Green Pass nei luoghi di lavoro è una scelta che non convince. La strada principale è l'obbligo vaccinale, una presa di posizione che la FIOM ha ribadito con forza attraverso il segretario generale Francesca Redavid stamani a Pineto in occasione di FIOM in Festa, evento che celebra i 120 anni del sindacato dei metalmeccanici. I metalmeccanici hanno scioperato per far chiudere le fabbriche quando le imprese volevano tenerle aperte a tutti i costi e le terapie intensive erano piene. Ci dicevano che eravamo degli irresponsabili. Questo naturalmente per la salute di tutto il paese, hanno ottenuto i protocolli per la sicurezza, che hanno messo le fabbriche in sicurezza con i distanziamenti, plexiglass, le mense e una condivisione delle scelte tra impresa e lavoratori. E oggi questa scelta noi non la condividiamo, avremmo preferito e voluto il vaccino, perché il paese non è fatto solo di lavoratori, è fatto anche di pensionati, è fatto di persone fragili che sono fuori dal mondo del lavoro, e pensavamo che ci doveva essere il coraggio di fare il vaccino, come è stato fatto nella storia, sulla polio, eccetera. Il governo ha fatto un'altra scelta, ancora il decreto non è uscito perché non è una scelta facile da gestire. Vedremo quando uscirà il decreto e naturalmente adesso c'è questa norma e con questa norma faremo i conti nei luoghi di lavoro e credo che sarà molto complesso. Un momento di confronto, quello di questa mattina al polifunzionale di Pineto, alla presenza dei vertici locali della FIOM, il segretario Abruzzo e Molise Alfredo Fegatelli e quello di Teramo Natascia Innamorati, con l'obiettivo di ricordare cos'è stato il sindacato in questo secolo e oltre di storia. Metalmeccanici vanno dagli informatici ai siderurgici, sono quasi solo 2 milioni e mezzo di lavoratori e quindi è una categoria molto larga, e così è stato fin dalle origini. È quindi una categoria che ha dentro di sé un'idea di solidarietà e della messa insieme delle lavoratrici e dei lavoratori. Una solidarietà e una messa insieme che in questi 2 anni di Covid, come dire, hanno dimostrato la loro importanza e la loro coerenza nelle scelte che abbiamo fatto per mettere in sicurezza le fabbriche e anche il paese. Nonostante il Green Pass, il Covid continua a creare scompiglio tra le lezioni scolastiche. In Abruzzo sono oltre 120 gli studenti attualmente positivi e con le sezioni in quarantena alcuni studenti sono già tornati alla didattica a distanza. Giuseppe Dintino. Ad una settimana dalla prima campanella, a scuola il Covid crea già i primi problemi, costringendo molti studenti al ritorno alla didattica a distanza. Attualmente sono 127 i positivi nelle scuole abruzzesi, di cui 50 nel Teramano, 38 nell'Aquilano, 23 nel Chietino e 16 nel Pescarese. Nella scuola media Alighieri di Spoltore, ad esempio, un caso di positività al virus ha costretto un'intera sezione alla quarantena. Abbiamo applicato immediatamente il protocollo, ha spiegato al TG6 il dirigente scolastico. E abbiamo fatto tutte le comunicazioni necessarie per arrivare al dispositivo di quarantena precauzionale per 2 giorni, necessarie ad effettuare le verifiche con i tamponi molecolari. Al termine di questi 2 giorni, durante i quali i ragazzi seguono le lezioni da casa, se i tamponi daranno esito negativo, si tornerà sui banchi. Il timore è quello di una scuola a mozzichi e bocconi, come è accaduto lo scorso anno, cioè pronta a fermarsi sistematicamente. Ma tra vaccini e Green Pass obbligatorio per accedere negli istituti, c'è fiducia che quest'anno le lezioni saranno in presenza. Non siamo preoccupati perché per noi questa situazione è di routine, eravamo preparati a un'eventuale situazione diciamo così, di attenzione all'inizio delle lezioni, quindi avevamo già predisposto tutto. Non sono preoccupato perché quest'anno abbiamo la copertura vaccinale. Il personale è coperto dal vaccino. Dai dati che mi sono stati riferiti spontaneamente dai docenti, ho potuto inferire che siamo sopra il 93% di personale vaccinato. E il Covid porta con sé anche altri tipi di problemi. Ieri gli studenti del liceo scientifico Masci di Chieti hanno manifestato contro gli orari di ingresso e uscita, scaglionati tra le 9.30 e le 14.30. Alcuni rappresentanti sono stati ricevuti dal prefetto, a cui hanno chiesto di rimodulare gli orari che coincidano con quelli dei mezzi pubblici, così che i pendolari non debbano aspettare, in alcuni casi anche per ore, prima che un bus li riporti a casa.
Su proposta dell'assessore regionale al bilancio Guido Liris, la Giunta regionale ha approvato due variazioni di bilancio che prevedono una manovra di circa 14 milioni di euro. Sono stati stanziati, spiega Liris, 4,6 milioni di euro per la promozione turistica, 1,7 milioni di euro in favore degli istituti tecnici superiori, 4,6 milioni di euro per il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Questi sono solo alcuni degli interventi posti in essere, prosegue l'assessore. Con la variazione di bilancio sono state destinate somme per attività culturali, interventi per la gestione e la qualità delle acque, per opere commissariali e interventi del genio civile, per attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici svolte dalle associazioni di allevatori, per la realizzazione di interventi in materia di rischio idrogeologico e ciclo idrico integrato. Cambiamo pagina, due giornate abruzzesi per il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che è giunto nei maggiori comuni dove presto sarà rinnovato il Consiglio Comunale per sostenere i candidati del Partito Democratico. Vediamo il servizio. Un altro big della politica arriva in Abruzzo per le amministrative. A sostegno dei candidati del PD non c'è però il segretario nazionale Enrico Letta, ma il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Bonaccini è in forte ascesa all'interno del Nazareno ed è lui a fare da sponsor ai candidati sindaco. Ieri era a Lanciano e a Vasto, a sostegno rispettivamente di Leo Marongiu e Francesco Menna. Oggi pomeriggio l'appuntamento a Roseto e Sulmona per Sabatino Di Girolamo e Gianfranco Di Piero. Prima però il governatore Emiliano Romagnolo è stato a Francavilla al Mare al fianco dell'assessore uscente Luisa Russo. Il centrosinistra riceverà anche i voti degli elettori schierati su altri fronti ideologici, le parole di Bonaccini. Bisogna giocare in campo aperto con un'idea molto precisa, io l'unico consiglio che do è di non parlare degli altri. C'è una politica che solitamente parla male degli avversari, lasciamolo fare agli altri, ma non ho dubbi che qui il buon governo che si porti in dote sarà la base su cui costruire il successo per la, mi auguro, futura sindaca. Se va come io presumo, cioè che nelle grandi città e non solo non verranno confermati i sondaggi che nel paese vedrebbero prevalere questa destra, ma in tante realtà probabilmente vincerà il centrosinistra, vuol dire che c'è una classe dirigente territoriale che è molto più robusta da questa parte piuttosto che dall'altra. E io credo che se andrà come credo io, per la prima volta nella destra, nella Lega in particolare, si aprirà un problema. Perché vedo Salvini rincorrere Meloni tutti i giorni, ma poi la gente quando deve votare sceglie l'originale, non la fotocopia. Un po' quello che accadde a noi con i 5 Stelle qualche anno fa. Luisa Russo, attuale assessore al commercio, è sostenuta dal PD, da Azione di Carlo Calenda e dalle civiche Insieme Siamo Francavilla, Alleanza Democratica e dalla lista di Antonio Luciani. Il sindaco uscente infatti oggi ha dichiarato che sosterrà la candidata del centrosinistra, ma che in futuro farà un altro percorso, a testimonianza dell'organizzazione. Ormai acclarata lontananza del primo cittadino dal PD e dal segretario regionale Michele Fina. Una maggiore attenzione alle periferie e alle contrade è uno dei punti salienti del programma della lista civica Aria Nuova, che nelle prossime elezioni comunali, proprio a Francavilla al Mare, sostiene la candidatura a sindaco di Camillo Paolini, che ascoltiamo nell'intervista di Stefano Recanati. Aria Nuova è praticamente è una lista civica che guarda a 360 gradi i problemi che sono di Francavilla. Sono stati dal 2011 c'è questa lista civica, quindi non è una lista civica nata per il momento e neanche una lista civica che morirà dopo le elezioni. Andrà avanti e si occupa un attimino di tutte le problematiche connesse con la Francavilla, per quanto riguarda sia l'urbanistica, per quanto riguarda un attimino i rifiuti, che è un'altra cosa, i rifiuti. Poi ci sono un attimino i problemi anche che è facile riscontrare a Francavilla, la manutenzione delle strade, che praticamente è un caso disastroso. Poi il discorso che della vecchia amministrazione che ha privilegiato solamente la parte centrale di Francavilla, quindi sia per quanto riguarda la Sirene, per quanto riguarda la Steropa, Via Lancione eccetera,
tralasciando completamente le contrade, sono tutte abbandonate completamente. Quindi noi stiamo da anni parlando e cercando di fare in modo che le contrade vengano ascoltate, ma con scarso risultato. Per cosa puntare molto sul turismo, Francavilla molto sul turismo, e puntare un attimino anche per quanto riguarda le periferie, per quanto riguarda la campagna, nel senso cercare di fare più mercati rionali, mercati zonali, per cercare un po' un attimino di dare più ossigeno ai contadini locali, anche perché Francavilla c'ha un attimino alle spalle, c'ha una grossa cultura agricola. Qual è l'obiettivo intanto per le elezioni del 3 e 4 ottobre? La prima cosa è di fare una bella figura, una buona figura, e cercare se non chiaramente di riuscire come candidato sindaco, ma almeno di spostare un po' l'ago della bilancia verso altre cose, e adesso nel senso entrare in consiglio comunale e cercare di cambiare le cose dal dentro e non dal di fuori. A causa del diffondersi di un cluster di contagio, a titolo precauzionale è stata nuovamente chiusa fino al 30 di settembre la moschea di Trasacco. Vediamo il servizio. Chiude di nuovo la moschea nel comune di Trasacco, dopo aver riaperto alla fine dell'estate, era il 20 luglio. Nel mese di giugno scorso, difatti, già un cluster legato al Covid-19 aveva acceso l'allarme in paese. I casi di positività erano arrivati quasi a quota 40. Più di 20 i contagiati attuali nel comune amministrato dal sindaco Cesidio Lobene, conteggiati dalla ASL 1 nel giro di davvero pochi giorni. Molti dei nuovi positivi sono riferiti alla locale comunità marocchina. Sì, purtroppo c'è stato un aumento di contagio nella popolazione magrebina. Per questo motivo, a scopo precauzionale, abbiamo deciso di fare un'ordinanza di chiusura fino al 30 di settembre. A seguito di questi aumenti, anche perché era molto difficile mantenere tutte le precauzioni del caso all'interno di quella struttura. Quindi, ripeto, solamente a titolo precauzionale abbiamo deciso di chiuderla per 15 giorni. Una misura, quella della chiusura della moschea, che già nel passato ha avuto effetti di contenimento e mitigazione del rischio legato al virus rispetto al quadro epidemiologico vissuto in paese e che adesso verrà quindi ripetuta. Non è la prima volta che la moschea viene chiusa a Trasacco. No, purtroppo no, è stata chiusa già in precedenza per circa un mese, per più di un mese. E adesso poi era stata riaperta, però purtroppo ci sono stati sempre questi aumenti di contagi e lì è difficile mantenere le distanze, mantenere tutte le precauzioni del caso, e quindi per questo motivo, a scopo precauzionale, è stata decisa di chiuderla solamente per 15 giorni. Sì, purtroppo ci sono stati anche altri contagi dovuti soprattutto a un'azienda agricola, però il sindaco in primis ha attivato tutte le procedure del caso con l'autorità di competenza, quindi con l'ASL. Quell'ASL già si è attivata e sono stati fatti già tutti i tamponi molecolari in loco, e quindi diciamo la situazione è completamente sotto controllo. Si parlerà di cibo e alimentazione etica a Teramo dal 23 al 27 settembre. All'evento, promosso dal Comune di Teramo in collaborazione con l'Università e la Diocesi di Teramo Atri, parteciperanno tre chef stellati, Heinz Beck, Massimo Bottura e Nico Romito. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Insieme per gli SDGS, 5 giornate dedicate all'alimentazione. Dal 23 al 27 settembre a Teramo si parlerà di cibo, benessere, etica e condivisione nella ricerca dell'alta cucina. Il capoluogo abruzzino è tra le 4 città italiane scelte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per riflettere sugli obiettivi umanitari da raggiungere entro il 2030. L'evento porterà in città come relatori 9 stelle minime.
Michelin, gli chef Heinz Beck, Massimo Bottura e Nico Romito, che parteciperanno ad un convegno di apertura in Piazza Martiri, moderato dal giornalista gastronomo Antonio Paolini. L'iniziativa del Comune di Teramo, in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo e la Diocesi di Teramo Atri. L'Università, sono sicuro, sarà la sede culturale per discutere di problematiche fondamentali. Ricordo gli aspetti legati ai paradossi alimentari, 3 milioni di persone che non hanno accesso al cibo, oltre 2 miliardi di persone collegate con le problematiche dell'obesità, lo spreco superiore al 30%, sono questi gli argomenti che verranno affrontati e gli approcci sostenibili per risolverli, e di queste cose si discuterà il 24 dall'Università di Teramo. Riflessioni importanti, quelle che saranno fatte a Teramo nell'ambito delle giornate dedicate all'etica dell'alimentazione. L'obiettivo principale è prevedere la costruzione di una nuova umanità. Più nessuno senza cibo e lotta all'obesità. Etica dell'alimentazione, come facciamo a riscoprirla? E credo che per riscoprirla bisogna imparare a scoprire perché viviamo e dove viviamo. Noi viviamo in una società contemporanea dove purtroppo tutto è coinvolto e travolto tante volte. Penso alle nostre difficoltà di poter avere anche un'attenzione anche gli orari per la nostra alimentazione. Però credo che noi dobbiamo imparare che l'etica dell'alimentazione, o meglio l'attenzione verso l'alimentazione, è condizione importante per servire, per essere protagonisti della storia. Siamo alla pagina dello sport, 2 gol in ciascuna partita. Funziona con regolarità la fase offensiva del Pescara, dove spesso i protagonisti sono stati i difensori. Si attende un contributo migliore dagli attaccanti. È intervenuto ieri sera a Replay l'agente Donato Di Campi, scommette sull'esplosione di Franco Ferrari. Vediamo. È un Pescara che è andato sempre in gol nelle 6 partite ufficiali fin qui disputate. Lo ha fatto 12 volte con una distribuzione equa delle marcature e l'applicazione della regola del 2. Questo è il numero dei gol segnati in ognuno di quei match, con vittorie identiche a seconda della competizione. 2-0 ad Olbia e Grosseto in Coppa Italia, 2-1 in campionato, rifilati ad Ancona Matelica, Carrarese e Aquila Montevarchi. E poi il 2-2 con la Vispesaro nell'unico pareggio. I biancazzurri in vetta al girone B e al terzo turno di Coppa. Curiosamente il contributo degli attaccanti non è stato così sostanzioso e non a caso lo stesso allenatore Gaetano Auteri ha parlato di miglioramenti sensibili che si aspetta dagli attaccanti negli ultimi 20 metri. Per ora ci pensano Memushai e i difensori, soprattutto i cursori di fascia. Il centrocampista e capitano del Delfino ha siglato 2 reti, medesimo bottino anche per Zappella e Cancellotti, a quota 1 Nzita e Frascatore, e poi gli attaccanti De Marchi e Clemenza a segno in campionato e Galano e Dursi un gol a testa in Coppa. Per ora le cose vanno bene a livello di risultati ma anche di prestazioni, ma quando la posta in palio sarà più alta gli attaccanti dovranno fare la differenza e alcuni di loro in particolare dovranno emergere. Auteri, dopo la gara col Montevarchi, ha fatto presente che ci sono giocatori al 40-50% e che dovranno crescere velocemente, anche perché dopo le gare con Viterbese e Gubbio arriveranno gli scontri diretti, a cominciare da quello con la Reggiana. Non ha ancora trovato la via del gol il loco Franco Ferrari, su cui ci sono delle aspettative che saranno ripagate, secondo Donato Di Campi, in passato agente dell'attaccante argentino. È un giocatore fortissimo, ha una struttura fisica imponente e ogni anno dove è andato ha fatto benissimo. Lo scorso anno a Como contribuì in maniera determinante alla vittoria del Como, ma anche a Piacenza, e lo stesso Matteassi lo conosce molto bene il giocatore. Il fatto che non giochi non riesco a capire il motivo, perché ritengo che in categoria sia sicuramente uno dei più forti. Loco è un ragazzo straordinario, lui ha una struttura imponente, ha necessità, nelle ultime 2 stagioni non ha fatto praticamente mai ritiro. È prematuro dire che il Pescara in avanti potrebbe avere problemi, perché ha poi una batteria abbastanza varia di attaccanti. In Serie C credo che sia l'attaccante più forte della Serie C, non ci sono dubbi.
Sarà Valerio Crezzini di Siena a dirigere il match di sabato ore 17.30 al Bonolis tra Teramo e Imolese, partita che non sarà giocata da Mungo che domenica scorsa ha riportato una frattura costale che lo terrà fuori per 20-30 giorni. Da valutare invece le condizioni del portiere Tozzo. Della sconfitta contro la Vispesaro ha parlato l'attaccante Malotti che aveva trovato l'illusorio gol del vantaggio, il primo in campionato del Teramo e anche il primo per lui in biancorosso. No, sicuramente il primo tempo dopo il gol potevamo chiudere il primo tempo sul 3-0 perché abbiamo avuto un'altra occasione con Gabriele Bernardotto e un'altra con Rosso, e sul 3-0 il primo tempo se la chiudi è difficile indirizzarla per gli altri. Poi il calcio è così, sbagli gol e su due occasioni, una sul rilancio del portiere addirittura, e abbiamo preso gol e poi sono episodi che dobbiamo portare dalla nostra parte. Oggi non ci siamo riusciti e c'è un grande rammarico. Non siamo riusciti a riprendere in mano perché entra un po' di ansia, non lo so, in campo poi noi mettiamo tutto, però a volte non riesci a rimettere le partite come vuoi, ci abbiamo provato in tutte le maniere. Sicuramente sbagliare i gol li abbiamo già sbagliati in qualche partita, a volte forse noi attaccanti siamo un po' egoisti e vogliamo fare gol come tutti. Sicuramente siamo una squadra giovane, quindi forse a volte queste situazioni ci possono un po', ci prende un po' la paura, però noi sappiamo come giocare, siamo una squadra molto tecnica, dobbiamo imporre il nostro gioco, ma abbiamo fatto il primo tempo, il secondo tempo ci siamo riusciti un po' meno, alla fine abbiamo voluto un po' forzare le giocate anche io tante volte per cercare di andare a fare gol. Noi dobbiamo continuare a giocare come sappiamo e i risultati vengano perché le occasioni si creano. No, vabbè, l'uscita di Andrea si è sentita di uscire, poi è andato più in alto l'attaccante di testa, ha fatto gol, però noi come sbagliamo i gol, può sbagliare un'uscita del portiere, può sbagliare un difensore. Abbiamo sbagliato 3 gol il primo tempo e nessuno ci ha detto niente, quindi dobbiamo aiutarci a vicenda e continuare sulla strada tutti insieme perché è l'unico modo per raggiungere gli obiettivi. Ed ora la Serie D brucia in casa Pineto la sconfitta nel derby della prima giornata col Castelnuovo. Domani alle 15 la gara si ripeterà per la Coppa Italia. La vincente accederà al secondo turno. Ne parla il neo attaccante pinetese Cardella. Sicuramente non è il risultato che ci aspettavamo, avevamo preparato bene questa gara, tutta la settimana eravamo stati concentrati, sapevamo che affrontavamo una squadra molto, molto forte, però come spesso accade le prime partite sono tutte un po' un'incognita, non si sa mai come uno sta fisicamente e sono complicate. Sono contento per il gol anche se non è servito a nulla. Sì, stranamente cioè, rigiochiamo subito con loro e abbiamo subito la possibilità di rifarci. La Coppa Italia non è una competizione da sottovalutare, è sempre importante fare un risultato positivo e ce la metteremo tutta per rifarci. Mi trovo benissimo, devo dire la verità, con i compagni, con il mister, la società mi ha accolto molto bene. Fin da subito mi hanno cercato e non ho avuto nessun tipo di esitazione nel decidere di venire qui. Ma sono ambiziosi, il mister comunque vuole fare meglio dell'anno scorso, così come tutta la società, e noi stiamo lottando e lavorando per questo. Tutti me ne hanno sempre parlato bene, anche ex compagni che sono stati qui come Mazzei, che avevo l'anno scorso ad Albano, mi ha sempre detto che era una società importante, una società dove non faceva mancare nulla ai ragazzi, è ambiziosa, lavorava bene e sapevamo quando siamo venuti qui a fare la semifinale dei playoff che avremmo trovato una squadra competitiva e forte, e quindi ho scelto anche questo perché si è dimostrato così. Perché percentuale sto? Non lo so, sicuramente è stata una preparazione importante, una preparazione anche secondo di categorie superiori. E
importante per quanto mi riguarda è lavorare bene, cercare di non fermarsi mai, soprattutto in questo primo periodo, poi giocando con le gare uno la condizione la trova. Personalmente spero di migliorare quello che ho fatto l'anno scorso, ma penso sia più fondamentale avere un obiettivo di squadra, che è quello di fare meglio della vittoria dei playoff. A breve tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Poi vi ricordo l'appuntamento per questa sera alle ore 21 con Proteramo, la trasmissione curata e condotta da Jacopo Forcella. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è con le prossime edizioni del TG6.